Ukokis id al Gatneb Alleb. Credo di averlo detto giusto. Insomma, bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke. E oggi, ragazzi, abbiamo organizzato un incontro nella nuovissima dimensione di Fortnite. Per vedere chi è più forte tra Lord X, la nuovissima skin, e il veterano signore della ruggine. Ragazzi, mi raccomando, dobbiamo arrivare assolutissimamente a 4.000 mi piace. Quindi facciamo diventare tutti quanti blu il pollicione qua sotto, se vogliamo tutti quanti un altro episodio. E ragazzi, vi ricordo che se inserite il codice Shiko per shoppare qualcosa sul negozio di Fortnite e ci taggate su Instagram su Shikokujin, noi vi riposteremo tutte le storie e sbloccheremo i direct, così potremo parlare tutti i giorni insieme. Detto ciò, ragazzi, buona visione. Oh ragazzi, scusatemi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa importantissima. Come sapete, nel gioco di Fortnite ci sono un sacco di skin che non si possono shoppare nel negozio e quindi bisogna comprarle per forza attraverso dei pacchetti speciali. Alcuni esempi? La skin invernale, Vertex oscuro, la skin neon e molti altri tipi di skin, ragazzi. Ecco, se volete acquistarle a dei prezzi veramente ma veramente bassi, ragazzi, vi consiglio di andare in descrizione e il primo link che trovate è la pagina Telegram di Fortnite Seller. Vi consiglio di passare, ragazzi, anche solo per i giveaway assurdi che fanno. Praticamente regalano delle skin. Detto ciò, ragazzi, continuiamo con il video. Salve ragazzi, benvenuti! Oggi, ragazzi, quasi non ci credo. Ho davanti a me i due signori della ruggine. No, solo io sono il signore della ruggine. Lui è Lord X. E che differenza c'è? Che lui vive nella spazzatura e io invece sono un modello. Scusate ragazzi, non capisco molto bene. Non preoccuparti, ora ti spieghiamo tutto. Iniziamo! Ehi, ma sono io qui, quello che dovrebbe dire iniziamo. Non è giusto. Beh, iniziamo. Nome? Rusty. Rusty? Cosa? Vi chiamate nello stesso modo? Ma com'è possibile? E qual è il vostro cognome? Io non ho mai avuto un cognome. Nemmeno io. Però io ho il mio nome d'arte. Comunque poi ti spieghiamo tutto, non preoccuparti. A me il signore della ruggine non sembra proprio il tipo bravo a spiegare qualcosa. Nome della tua skin? Io sono il leggendario signore della ruggine. Lord X. Il magnifico Lord X. Quanti anni hai? 30. Uguale a lui. Dove sei nato? A Crocevia del Ciarpame. Un luogo magnifico. Si lavora dalla mattina alla sera. C'è un profumino delizioso. Si mangiano topi a volontà e si beve acqua pulitissima. A Crocevia del Ciarpame, quel posto orribile. Ragazzi, scusate una cosa, ma quindi voi siete la stessa persona oppure no? Perché vi chiamate entrambi Rusty, avete entrambi 30 anni, siete nati entrambi a Crocevia e siete praticamente identici. Che cosa state nascondendo? E che ne so io? Io so accatastare la spazzatura e basta. Ah, sei proprio insistente, eh? Ok, ora ti spiego. Noi non siamo la stessa persona, noi eravamo la stessa persona. Eravate? Ossia? Ancora mi chiedi le cose? Io non sapevo nemmeno che esistesse questo tizio. Ossia che due universi paralleli si sono scontrati. Noi siamo nati nello stesso istante, abbiamo lo stesso corpo e lo stesso punto di inizio, però in questo universo il signore della ruggine è rimasto a lavorare nella discarica. Io invece ho usato il mio fisico per trasferirmi a Rapide Rischiose e diventare un modello con i fiocchi. Rapide Rischiose? Ma se non esiste nemmeno più? Appunto. Oh sì che esiste. Nel mio universo esiste come? Wow, che figata! Quindi in base alle differenti scelte di vita di una persona, potrebbe essere uguale a te, ma cambiare completamente. È assurdo! Sapete una cosa? 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 Sfidatevi! Avete una partita a testa, dovete fare più kill possibile. Non conta la vittoria, solo le kill. Voglio vedere chi di voi due è il più forte. Oh, ma sono più forte io. Il fisico di questo tizio è tutto finto. Solo io sono un vero uomo di esperienza che ha lavorato per tutta la vita. Ehi, bello, ok. Non lavorerò più nella discarica puzzolente come fai tu. Però questo non significa che io non sia un vero uomo. Tutte le mattine mi alzo alle 5 per andare in palestra. Hai capito? Bravi, ragazzi. Scaldatevi. E che vinca il migliore. Ok ragazzi, vediamo il nostro signore della ruggine che ha iniziato lui. Ha scelto di iniziare lui e ha scelto di iniziare in arena. Vediamo, oh, vediamo subito un nemico, subito dopo essere atterrato, ragazzi. Vediamo come si comporta in arena.
Nel frattempo, ragazzi, scrivetemi nei commenti secondo voi chi sarà il vincitore di questa sfida. Ok. E siamo a uno, ragazzi. No, aveva già una kill. Ragazzi, aveva già una kill. Vediamo. Sta già a tre, ragazzi. Il nostro signore della ruggine ci ha tenuta nascosta una kill. Hai capito che furbetto? Chissà come l'ha fatta. Vabbè, continuiamo subito. Ok, ragazzi, sta scendendo da picco. Vediamo dove vuole andare. Vi ricordo, ragazzi, che il signore della ruggine, essendo un po' un uomo da discarica, non è molto allenato, non conosce bene tutte le tattiche. Quindi quando attacca è puro istinto. Cavoli. Vediamo. Ragazzi, che cecchinata. Cavoli. Niente male, signore della ruggine. Siamo già a 4 kill, ragazzi. Ok, vedo che è atterrato un robot. Chissà se vuole utilizzarlo oppure no. Vi ricordiamo che è ammesso utilizzare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, ragazzi. È proprio una partita normalissima. Ok, ragazzi, vedo che si avvicina al robot. Secondo me lo vuole utilizzare. Ok, è bello carico, ragazzi. Vediamo dove vuole andare. Ragazzi, ha trovato un lama. Che fortuna. Ah, se poi distrutti col robot sono ancora più soddisfacenti, raga. Ok, a materiali è messo benissimo. A armi è messo benissimo. Ragazzi, il signore della ruggine per ora è una bomba. Oh, vedo un nemico, ragazzi. Vedo un nemico. Gli sta sparando con i... l'ha mancato, ragazzi. I razzi sono molto forti in alcune situazioni, però. Vediamo che lo pusha. Vai, signore della ruggine, siamo tutti con te. Eccolo lì che sta scappando, eh. Eccolo qui, eccolo qui. Forza, forza, forza. E a destra. Eccolo là, ragazzi. Siamo a 5 kill. Cavoli, qui qualcuno si è divertito a fare una build battle. E lui si diverte a buttarle giù. Ragazzi, il signore della ruggine, appena vede un po' di immondizia, la vuole portare con sé. Come questo tizio, che è... l'ha ucciso facendolo volare via, raga. Che figata. Ok, 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 vedo che lo stanno bombardando. Eccolo là in fondo. Ok, ha preso il fucile a pompa viola. Forza, pushalo. Addio. Questo qui ormai si è rassegnato, raga. Ah, tenta di sca... Eccolo qua. Altri 50. Forza, forza, ne mancano altri 2. Ok, andato, raga. Siamo a 7 kill. Forza, forza, forza. Ragazzi, ho visto un nemico dietro. Eccolo lì. Prova a rimanere fermo, ma ormai l'ha beccato. Ragazzi, devo dire che il robot è molto ma molto forte. È stato molto furbo il nostro signore della ruggine. Si vede che l'ha creato lui, secondo me, questo robottone. È inutile scappare, amico mio. Boom. Ragazzi, 8 kill. Questo robot qui è fighissimo. Ai ai, c'è un nemico. Meglio pusharlo. Boom. L'ha colpito, raga. Fighissimo, dai, schiaccialo. Schiaccialo. 70, ho sbagliato prima, raga. Non fa 50, fa 70. 9 kill. Sarà molto difficile per il signore Lord X, o come cavolo si chiama questo nuovo tizio, per riuscire a fare anche lui 9 kill. Ragazzi. Ok, ragazzi, il robot è distrutto, sta per esplodere. Ok, è esploso. Ora stanno facendo un 1v1. Vediamo chi avrà la meglio, ragazzi. Vedo che ha il ping migliore il nemico in questo caso. Ragazzi, è una sfida intensissima. Aia, c'è le dit sottoterra, ragazzi. È molto difficile editare in questi casi. Bravissimo, hai fatto la scelta giusta. Boom, boom. Grande. 10 kill, ragazzi. 10 kill. Sento un deltaplano. Sta arrivando, ragazzi. Sta arrivando. Eccolo lì. Vai. Una bella cecchinata. Ok, è bravo a buildare questo, ragazzi. Sembra uno molto bravo a buildare. Ma il nostro signore della ruggine builda dalla stagione 2. Quindi non c'è nessuno più veloce di lui. 30. Vai. Ragazzi, l'ha colpito proprio mentre si stava curando. 11 kill. Vedo che vuole mettere una bella jump. Aia, è sotto tiro, ragazzi. 11 kill, ne mancano 16. È sotto tiro. Ok.
Vediamo se decide di pusharlo. Ok, l'altro nemico sta pushando, ragazzi, occhio. Ok, nel frattempo si è curato un attimino. Il nemico sembra molto bravo, ragazzi, attenzione. Ok, ha preso l'altezza. Edit 77, 88. Ragazzi, appena in tempo. Aveva pochissima vita. Ce l'abbiamo fatta. 12 kill, ragazzi, ne mancano 14. Ok, il nostro signore della ruggine vuole andarsi. Urca i razzi. Attenzione, c'è un robot nelle vicinanze. Vediamo cosa fa. Mamma mia, ragazzi, quando vediamo tutti i razzi arrivare è sempre uno spavento. Attenzione, attenzione. C'è un altro nemico ancora. Ah no, è sempre lui, è sempre lui. Ha fatto il giro. 73. Voleva. Eccolo qui, ragazzi. 100 di danno. 13 kill. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Oh, ragazzi, una cecchinata. Ok, attenzione, attenzione. Ok, il nostro signore della ruggine sta pushando. Il nemico prova a prendere l'altezza. Ha messo una piattaforma nel momento perfetto, ragazzi. Bellissimo questo, raga. 77. Ed è andato, ragazzi. 14 kill. Ne mancano 8. E subito lo sparano. Subito. Vediamo i colpi che arrivano. C'è un marshmallow che gli sta sparando, ragazzi. Marshmallow verso il signore della ruggine. Eccolo qui, ragazzi. E ci siamo. 15 kill. Incredibile, raga. Arriva la safe, bisogna scappare. Ok, ragazzi, c'è un altro nemico. È nascosto qua dentro, sento degli spari. Uno è morto, ne mancano 6, ragazzi. Bellissima sostituzione del muro, ragazzi. Il signore della ruggine è super esperto in queste cose. Vediamo, vediamo, vediamo. Forza, forza. No. Cavoli, ragazzi, è stato ucciso da un nemico che aveva anche lui 15 kill. Vediamo subitissimo come se la cava il nostro Lord X. Ok, ragazzi, il nostro signor Lord X, ha scelto di andare a Neo Pinnacoli. Vediamo se riesce a sopravvivere all'inizio della partita, ragazzi. È molto difficile e Lord non ha l'esperienza che ha il signore della ruggine. È appena uscita come skin e giustamente sceglie una città nuova come Pinnacoli. Ok, ragazzi, sento dei passi. Attenzione, Lord, attenzione, mi raccomando. Ok, ok. Ragazzi, stava per fare il double pump. Che cosa? Comunque, prima kill, portata a casa. Ok, c'è un nemico. 29, 29, 29. E siamo a 2, ragazzi, siamo già a 2. Vedo un nemico che sale là in fondo, vediamo cosa decide di fare. Ok, sento dei passi ancora. Attenzione, ragazzi, qui si gioca tutto di furbizia. Mamma mia, ragazzi, spettacolare. Il nostro Lord le ha in mente tutte per uccidere i nemici. Siamo già a 3 kill. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. 60, ragazzi. Ragazzi, l'edit di Lord. Mamma mia, è nuovo, ma ci sa fare, con l'editing. Ok, sta utilizzando le correnti quelle intorno a Pinnacoli per andarsene via. Vediamo un po' dove vuole andare. Ok, ha deciso di atterrare qui intorno a sponde del saccheggio. Vi ricordo che là in fondo si vola, quindi è molto facile essere colpiti dai proiettili. Oh, un nemico. Mamma mia, 3.42 gli ha fatto. Mamma mia. Vediamo se riesce a pusharlo per bene. È pericoloso avvicinarsi così. Vediamo che succede. Aia, posizione molto brutta. Mamma mia, ragazzi. Impressionante, ragazzi, impressionante. Siamo a 5 kill, ne mancano 26. Mancano 11 kill per ottenere la vittoria. Ok, ragazzi, ha preso nel frattempo la palla, la sfera, quella al centro del lago, e si sta dirigendo verso parco. Vedo delle costruzioni là in fondo. Eccolo lì il nemico, l'ho visto. Vediamo, vediamo. 28 subito. Eccolo qui, ragazzi, siamo a 6 kill. Ok, penso si stia dirigendo verso i rift, che così potrà andare a cercare i nemici. Perché se vince, ma a meno di 15 kill, la partita sarà persa. Ecco il rift, ragazzi, ecco il rift. Ok, ragazzi, ha scelto di andare alle casette, vediamo se c'è qualche nemico. Eccolo qui. Ha fatto solo qualche danno con la mitraglietta, sono molto difficili le scale. 48 in headshot. Ragazzi, ma che edit ha fatto? Che edit ha fatto?
Mamma mia, il Lord non è niente male. Ragazzi, mi sa che ha scelto... Esatto, ha scelto di atterrare proprio dove ci sono due robot che stanno combattendo. Oh, ai ai ai. Ah! Mamma mia, questi missili. Eccolo qui, ragazzi, è arrivato. Perfetto, sceglie la tattica di colpire il robot da lontano. Oh, c'è un nemico proprio qui, raga. Che sfiga, poverino. Ok, hitato ancora una volta, mitraglietta. Ok, ragazzi, siamo a 8 kill. È un momento molto molto pericoloso, ragazzi, attenzione. Ok, ha scelto di andarsene. Ottima scelta, amico mio. Attenzione, ragazzi, un nemico sopra la torre di pinnacoli. Per un pelo ha schivato il colpo. Mamma mia, che edit, raga. È un mostro in editare. È veramente un mostro. Siamo a 9 kill, ne mancano 7. Ok, scegli di pushare perché sa che mancano 10 nemici. Fare 7 kill è molto, ma molto difficile. Ok, vediamo, il nemico è sotto. Eccolo qua. Ragazzi, ormai... Oh, vuole ucciderlo col piccone. Ragazzi, incredibile. Vuole farlo fuori con il piccone. Ragazzi, è un trollone il nostro Lord. Grandissimo, siamo a 10 kill. Ne mancano 5 per pareggiare e 6 per vincere. Ok, sta pushando un nemico. Ragazzi, sta pushando. Oh, la prima hit è andata molto pesante. Ah, mancato un'altra hit molto importante, ragazzi. Sembra... Oh, non sembra nemmeno lui. Che cosa è successo al nostro Lord X? Si è fatto... Non ci credo, ragazzi. Gli hanno preso l'high ground. Altri colpi provengono da lontano. Mamma mia, ragazzi. No! Ragazzi, Lord X ha perso. Sapevo che avrei vinto io. Una signorina come te non potrà mai battere un uomo di esperienza come me. E dai, non è giusto. Questa volta è stata fortuna, sai che faccio? Ti sfido in una sfida uno contro uno. Sì, ci farebbe molto piacere assistere, però, mio caro Lord X, ormai hai perso. Ma sapete chi è il vero vincitore di questa competizione? Ah, non lo sapete? Beh, ve lo dico io. Chi utilizza il codice Shiko? E niente, ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo momento. E se ci siete arrivati davvero, ragazzi, significa che siete davvero dei super sushini. Quindi, dato che ci tenete davvero al canale, ragazzi, vi chiedo se potete inserire il codice Shiko in supporto a un creatore. E ragazzi, a voi che siete arrivati alla fine, veramente siete i numeri uno. Detto ciò, ragazzi, io non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.